A tutti gli appassionati del sociale, una cordiale buonasera. Siamo agli sgoccioli del convegno internazionale degli studi ovidiani che ha aperto Ovidio 2017 e ci avviciniamo proprio al taglio del nastro della 18ª edizione del certamen ovidiano musulmonense. Noi ne parliamo questa sera con Caterina Fantauzzi, dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Ovidio. Buonasera, ben trovata. Buonasera. E con Alessandra Carugno, che è la componente del comitato organizzatore del certamen Ovidiano Musulmonense. Buonasera anche a lei, benvenuta nei nostri studi. Grazie, buonasera. Allora, sarà una 3 giorni, a cominciare proprio da domani, 6 aprile, dopo la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Preside, ci illustri anzitutto il programma. Come saranno organizzate queste 3 giornate? Sì, innanzitutto bisogna precisare che il certamen nell'edizione del bimillenario arriva non soltanto in contiguità con il convegno internazionale, ma in continuità. Diciamo che fa parte di un programma ben strutturato che è iniziato il giorno 3 e che poi proseguirà fino al 10 di aprile con il gala del certamen. Il giorno 6 aprile il testimone passa all'Istituto di Istruzione Superiore Ovidio con il certamen Ovidiano Musulmonense, con la 18ª edizione. Iniziamo come ogni anno con la presentazione degli atti che sarà curata dalla professoressa Cristina Vallini per quanto riguarda l'ultima edizione del certamen, l'ultima edizione, la 17ª edizione del certamen. Proseguirà il professor Paolo Fedeli, che presiede il comitato scientifico del convegno e presenterà tutte gli atti di tutte le edizioni passate, dal primo fino al 16º. E poi sarà la volta del professor Sandro Colangelo, presidente dell'Associazione Amici del Certamen, che curerà un'interessante relazione, il certamen nella provincia dell'Umanesimo. Quindi questo è il programma della prima serata. Ma sarà una serata speciale perché tornerà sul Mona la delegazione del liceo di Costanza, il liceo Giorgio Calinescu. Con noi gemellato tanti, tanti anni fa, poi questo partenariato più che gemellaggio si è interrotto, quest'anno è stato ripristinato grazie al sindaco di Sulmona che ha organizzato appunto questo incontro a Costanza e quindi apriremo proprio con la scuola di Costanza, vogliamo aprire con loro, ma non solo, aprirà insieme a noi anche José Amigos, il vincitore della 17ª edizione, il ragazzo americano che torna sul Mona e questa volta torna per darci un contributo importante, che è quello perché vuole suonare il violino per noi. È un bravissimo musicista e quindi ci farà questo omaggio. Il certamen proseguirà il giorno 7 aprile con la prova alle ore 9 presso la sede del liceo Mazzara e riprenderà con le conversazioni le conversazioni ovidiane con il comitato scientifico presieduto dal professor Domenico Silvestri. Quest'anno il tema è Destino umano e poetico di Ovidio. Ma le conversazioni sono precedute da una relazione del professor Luigi Labruna, Relegatus non exul, Ovidio e il diritto. Sabato 8 aprile, la mattinata è dedicata alla visita della città per tutte le delegazioni, quest'anno numerosissime, e poi alle ore 17 la premiazione. Bene, ora veniamo ai numeri, professoressa, perché insomma noi abbiamo contezza che quest'anno c'è quasi un boom di iscrizioni, numeri in crescita rispetto alla passata e alle passate edizioni. Quindi quanti sono gli studenti in gara? Perché poi c'è anche una competizione, no, a livello intellettuale, soprattutto per la traduzione, e da dove vengono? Perché sappiamo che il certamen porta a Sulmona studenti un po'
non solo dall'Italia, vero? Proprio come diceva la dirigente scolastica, il giorno 7 aprile inizierà la prova del certamen Ovidianum. E i ragazzi che parteciperanno quest'anno alla 18ª edizione del certamen, e quindi si cimenteranno nella prova di traduzione dal latino, sono appunto 89. Proprio in occasione del bimillenario, quindi la scuola può vantare un ulteriore incremento di ragazzi e studenti molto brillanti, eccellenti, che provengono dall'Italia, dall'Europa, e quest'anno una grande novità. La delegazione svizzera, di ragazzi svizzeri in lingua francese, che anche loro quest'anno vorranno provare appunto a svolgere la prova stessa. La prova durerà circa quindi 5 ore a partire dalle 9 e verterà sulla traduzione di un brano poetico tratto da una delle opere di Ovidio, una delle più famose opere di Ovidio, e poi corredata da un commento contenutistico e stilistico, e forse sarà la prova più difficile in assoluto, perché la traduzione, magari più tecnica, dovrà essere accompagnata a una, diciamo così, a una parte contenutistica molto impegnativa, in cui i ragazzi argomenteranno sui temi più importanti che ha trattato Ovidio, e per cui Ovidio ancora oggi è tra noi, almeno nella nostra cultura, nella nostra città e a questo punto in tutto il mondo. Nel comitato, il comitato scientifico, che naturalmente sarà anche la giuria che dovrà valutare e giudicare i lavori, vedrà appunto il presidente della commissione stessa, Domenico Silvestri, a capo di una, appunto, di una giuria che comprenderà il professor Arturo De Vivo, il professor Diego Poli, il professor Umberto Todini, la professoressa Rosanna Valenti e la professoressa Cristina Vallini. Ricordo che il presidente del comitato scientifico e della giuria stessa, Domenico Silvestri, è professore emerito dell'Università di Napoli l'Orientale, che anche quest'anno ci onorerà della sua presenza insieme appunto ai componenti della giuria che ho appena citato. Benissimo, perché la nostra curiosità era proprio questa, quindi svelare anche come funziona una prova che, oltre a essere ambita, è anche per certi versi difficile e laboriosa, no? Per chi poi si mette in gioco nel certamen Ovidianum Sulmonense, e torna anche questo messaggio attuale di Ovidio. Ma vorrei chiedere ora alla preside la forza istituzionale che c'è dietro questo evento, perché c'è una partnership che lega anche le istituzioni e non solo, no? Ormai c'è una vicinanza al certamen. Sì, sicuramente, da sempre. Da sempre c'è il patrocinio del Comune di Sulmona che interviene anche con un importante contributo per la realizzazione del certamen stesso, naturalmente da parte della Regione, da parte della Provincia. Per quanto riguarda la partnership, da sempre abbiamo due partner, l'Associazione Amici del Certamen e il Rotary Club di Sulmona, che sostengono il certamen in modi diversi, comunque contribuiscono alla buona realizzazione della manifestazione. Ecco, professoressa, lei accennava alla contemporaneità con Ovidio, quindi possiamo dire finalmente che Ovidio è quasi un amico per i liceali. A volte non è sempre facile interpretarlo, capirlo, però la scuola lavora al meglio in tal senso. Come ci si prepara alla prova del certamen? Quindi qual è il percorso che devono fare, anche la selezione, no? Se c'è una selezione da superare durante l'anno? E certo, prima della selezione tecnica, che viene svolta appunto il mese precedente alla prova stessa del certamen, che è una prova di selezione interna a ogni istituto, per cui si scelgono i ragazzi che non solo conoscono il latino e quindi la lingua latina, ma soprattutto conoscono bene la temperie culturale e la poetica di Ovidio in modo molto diciamo così approfondito. Ma è un lavoro che dura dai 5 anni dall'inizio del liceo classico. È un percorso, quello della conoscenza di Ovidio, che parte dal primo anno di scuola, nel quale appunto i ragazzi vengono a contatto e conoscono Ovidio attraverso la lettura in italiano, e poi man mano, già a partire dal secondo anno, dalla esercitazione
lettura metrica e nella traduzione e attraverso la traduzione dei, diciamo così, dei brani delle opere più importanti di Ovidio. Ovidio è tra noi a Sulmona, quindi i ragazzi sono abituati non solo a studiarlo a scuola, ma anche nella città che risponde sempre così puntualmente, il comune stesso appunto, alle sollecitudini che provengono dalla scuola e che organizza puntualmente attività e collaborazioni con la scuola per una conoscenza più approfondita possibile di Ovidio. Noi siamo sempre sulle orme di Ovidio, lo rincorriamo e queste tracce che noi vogliamo rincorrere, vogliamo calcare per raggiungere Ovidio nella sua personalità e completezza, poi arrivano appunto alla fase finale, a questa gara che non è soltanto una gara tecnica, non ci si misura per una competizione stricto sensu, ma anzi è una competizione dove i ragazzi si conoscono, c'è un gemellaggio profondo tra culture e forse Ovidio, attraverso le sue metamorfosi, è una vita che si evolve e si trasforma fino alla sua morte, ha insegnato a noi di Sulmona proprio questo, a collaborare e a essere sempre complementari con una, cultura che attraverso Ovidio sempre si affaccia e va verso il prossimo e accoglie chi culture diverse dalla nostra e diverse da quella che potrebbe essere la cultura appunto italiana o più in particolare sulmonese. Prima di passare e di parlare del Galà del Certamene, che è una novità assoluta di quest'anno, preside, mi rendo conto che forse lei non è l'interlocutore più adatto, però credo che il certamene è poi uno strumento anche di promozione, no? Della città di Sulmona, considerando le presenze che arrivano, considerando il respiro che c'è, anche la boccata d'ossigeno per l'economia cittadina, ma semplicemente per il turismo. Ma sicuramente sì, noi ecco, prevediamo la presenza di 89 studenti e per due studenti di solito c'è sempre un accompagnatore, quindi gli accompagnatori sono tanti, arrivano tanti genitori che insomma vogliono comunque partecipare alla gara, non direttamente, ma sostenere i propri figli durante la gara. Quindi insomma tantissime presenze. Sulmona è conosciuta nel mondo come città dei confetti, è giusto che venga conosciuta come la città di Ovidio, abbiamo il nostro poeta, è giusto quindi promuovere la figura di Ovidio nel mondo. E noi cerchiamo in tutti i modi di ecco, oltrepassare anche i confini europei, abbiamo cercato di farlo lo scorso anno, con Josiah Midovs ci siamo riusciti e ora attraverso la scuola di appartenenza di Josiah vogliamo che negli Stati Uniti conoscano il certamen Ovidianum. Certo, sarà difficile trovare un ragazzo così bravo in America, un ragazzo così bravo come Josiah, però ci rendiamo conto del fatto che comunque c'è un interesse per i classici. Oltreoceano non studiano la traduzione, non traducono, però studiano la letteratura latina, per questo tante volte chiedono di poter partecipare, però non partecipano perché non si esercitano nella traduzione. Invece in Europa quest'anno per esempio abbiamo riscontrato una grandissima presenza da parte degli studenti austriaci e tedeschi, veramente molti, una forte presenza degli studenti rumeni dal Montenegro. Ecco, in Spagna, in Francia, in Inghilterra ancora non riusciamo a promuovere abbastanza il certamen Ovidianum, però è un impegno che prendiamo per gli anni a venire. Quest'anno avevamo l'obiettivo di aumentare il numero dei partecipanti al certamen Ovidianum e ci siamo riusciti perché 20 studenti, 25 studenti in più rispetto allo scorso anno, insomma un bel numero, nonostante le difficoltà, perché purtroppo il terremoto ha frenato moltissimi psicosi, che sì, si erano prenotati e poi purtroppo hanno voluto disdire la prenotazione al certamen, però comunque siamo assolutamente soddisfatti. La nostra città è una bella città, è ricca di monumenti, di bellezze dal punto di vista artistico, quindi non si promuove da sé. L'importante è farla conoscere poi all'estero.
Bene, alla docente Carugno vorrei chiedere se ci sono degli studenti di Sulmona e del territorio che poi si cimenteranno nella prova del certamen Ovidianum Sulmonense, la 18ª edizione di quest'anno, soprattutto, ecco, da docente agli alunni. Lei qual è la raccomandazione che si sente di dare per affrontare tale prova in modo lucido, consapevole ma anche adeguato? Sicuramente sono delle alunne del liceo classico che partecipano al certamen Ovidianum e alle quali è stato raccomandato ed è stato consigliato di non confrontarsi con i ragazzi, con il resto dei ragazzi durante la prova, solo ed essenzialmente per far parte di una graduatoria, di una classifica. Sicuramente dovranno mettere in atto le loro conoscenze della vita di Ovidio, dell'opera di Ovidio, le conoscenze delle abilità traduttive che hanno appunto assimilato nel corso degli anni, ma è ancora più importante che loro prendano questa prova come una prova di vita, una prova in cui loro si confrontano con un uomo. Con un uomo che rappresenta una civiltà, la nostra civiltà, che noi vogliamo far conoscere al mondo. E quindi attraverso questa prova loro semplicemente devono riflettere, sono portati serenamente a riflettere su quella che è la, diciamo così, il prezioso contributo che attraverso loro Ovidio sta continuando a dare alle nuove generazioni. Ce lo dice anche Ovidio stesso. Io rimarrò tra le genti peligne, sempre e comunque. E noi attraverso i nostri studenti vogliamo che il sangue di Ovidio scorre e continui a scorrere sempre in Italia, in Europa e ci auguriamo anche oltreoceano. Allora, per chiudere, diceva la preside nell'incipit all'inizio che il certamen arriva in continuità con il convegno internazionale del studio Ovidiani, ma possiamo dire anche in continuità con la lettura Ovidi che è stata organizzata dall'Istituto di Istruzione Superiore Ovidio e ha portato i nomi che ormai conosciamo. C'è un'ultima chicca, preside, che questa rivista del bimillenario e un altro regalo è la giornata del 10 aprile, il gala del certamen che richiamerà a Roma tutti i 18 vincitori, compreso l'ultimo che conosceremo sabato. Quindi sono queste due sorprese. Sì. Allora, abbiamo organizzato la lettura Ovidi per prepararci al bimillenario, per prepararci al certamen, ma non solo. Abbiamo organizzato un bellissimo progetto Erasmus Plus con altre sei scuole appartenenti a sei paesi europei. E il flash mob il giorno del Dies Natalis, la premiazione del concorso Ovidio a scuola, le rappresentazioni teatrali, insomma, hanno fatto sì che i giovani conoscessero Ovidio. Il certamen ormai è conosciuto nell'ambito del territorio, ma non solo, ecco, tra le scuole che ogni anno tornano a Sulmona e quest'anno ci sono tante scuole in più. Tra l'altro volevo segnalare una cosa importante, ci sono quasi tutti i licei classici d'Abruzzo. Ah, bene. Quindi ci fa piacere perché ecco, il bimillenario non riguarda soltanto la città di Sulmona, riguarda sicuramente tutta l'Europa, ma riguarda tutto l'Abruzzo in modo particolare. Questo senso di appartenenza veramente ci fa piacere. E il gala del certamen arriva dopo la premiazione, parteciperanno tutti i vincitori del certamen Ovidiano di tutte le 18 edizioni, riceveranno un ulteriore riconoscimento nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Il 10 aprile abbiamo organizzato, grazie al sindaco Anna Maria Casini, una bellissima cerimonia. Ci sarà una piccola lettura con un attore importante, Edoardo Siravo, che leggerà Ovidio, naturalmente con le musiche del nostro direttore artistico Davide Cavuti, della professoressa Sabrina Cardone, che hanno accompagnato tutta la lettura Ovidi.
Il gala del certamen è un momento molto importante per noi perché vuole un po' fare il punto della situazione. Naturalmente, noi vogliamo prevedere un'edizione speciale, un nuovo gala quando arriveremo al ventennale del certamen Novidianum. Però, ecco, nell'anno del bimillenario volevamo che rimanesse un po' il segno. E per lasciare traccia e per lasciare il segno, gli studenti del liceo classico Ovidio hanno voluto, ecco, preparare una edizione speciale del numero Ovidio 2.0, in cui si riportano le notizie più importanti che riguardano appunto il certamen Novidianum Sulmonense. Questo è un progetto di alternanza scuola-lavoro che i ragazzi hanno seguito con una giornalista, Chiara Buccini, in questi ultimi mesi. E ci sono tutte le notizie in questo giornale che riguardano appunto il certamen. Noi ci siamo impegnati nella preparazione di una edizione speciale del certamen Ovidianum Sulmonense, perché è l'anno del bimillenario, però per noi ogni edizione del certamen è un'edizione speciale. Ci dedichiamo alla preparazione di questo evento con grande, grande, grande impegno e quindi invitiamo tutti a partecipare. Bene, io mi associo all'invito anche perché noi seguiremo nei prossimi giorni i lavori della 18ª edizione del certamen Ovidianum Sulmonense e quindi io ringrazio per questa sera Caterina Fandauzzi, dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Ovidio. Grazie, grazie a Grazie, voi. grazie anche ad Alessandra Carugno Grazie, grazie e a voi. grazie al nostro pubblico. L'appuntamento con la nostra rubrica è per la prossima settimana, sempre su Onda TV, canale 18 del Digitale Terrestre. Buonasera a tutti.